Salve a tutti gli affezionati al canale Earth Live 2.0. A molti scrittori di fantascienza piace molto il tema dell'invasione aliena della Terra. In tutte le trame, una piccola flotta di alieni proveniente da Giove provoca panico umano e distruzione nelle strade. Le invulnerabili navi aliene che sorvolano Londra, Washington, Tokyo e Parigi, illuminate da un colpo, distruggono le megalopoli in un secondo. Le nostre forze della scienza e della tecnologia non hanno alcuna possibilità di reagire. Di fronte a nemici alieni, un esercito di persone è solo un pezzo di carne da sacrificare. Quindi, prima che avvenga l'invasione aliena della Terra, possiamo vedere qualche segno dell'avvento in anticipo? Ma ne parliamo dopo aver lanciato la sigla. Prima di tutto, supponiamo che gli alieni vivono nello stesso universo. Le stesse leggi della fisica funzionano per loro e per noi. In questo caso, utilizzeremo tecnologie simili per i viaggi nello spazio, compreso il principio di base del movimento degli oggetti nell'universo, la cui velocità non può superare la velocità della luce. Gli alieni devono trasportare un'enorme energia, perché, oltre all'accelerazione, le loro navi devono rallentare avvicinandosi a noi. Se assumiamo che la velocità della nave possa raggiungere il 10% della velocità della luce, ciò richiederà molta energia. Ma anche a questa velocità, prima di raggiungere la Terra, possiamo rilevare la nave a causa di un lento rilascio di energia, a meno che gli alieni, ovviamente, non si nascondano dietro il supercampo dell'invisibilità ottica. Supponiamo che una flotta di invasione aliena si muova sull'orbita di Plutone. Plutone è a circa 4 anni luce da noi, ad esempio, la velocità di volo degli extraterrestri è del 10% della velocità della luce. In questo caso abbiamo 40 ore di tempo per preparare le forze di difesa spaziale. Ma possiamo vedere in anticipo qualche segno di un'invasione aliena della Terra? Probabilmente sì. L'astronomia è una scienza in continua evoluzione, una scansione regolare del cielo in cerca di cambiamento. Questo cambiamento include un'esplosione di supernove, asteroidi e comete in rapido movimento, nonché piccoli cambiamenti nello spazio. La costruzione di un telescopio geodetico integrato su larga scala in Cile è uno dei nuovi osservatori. Dopo la messa in servizio nel 2022, il telescopio sarà in grado di studiare accuratamente i dintorni del nostro sistema domestico. Dopo aver elaborato i dati, il computer sarà in grado di registrare il minimo cambiamento. Ma una flotta di invasione aliena può essere smascherata? Ancora una volta, facendo affidamento sulle leggi della fisica, notiamo, indipendentemente dalla tecnologia che possiedono gli alieni, non saranno in grado di nascondere il calore delle loro navi. Quindi, osservando con telescopi a infrarossi, possiamo rilevare questo calore. Una grande astronave che spende energia per rallentare il volo porterà una significativa generazione di calore, e questo sarà visibile agli osservatori dello spazio. Gli astronomi stanno ancora cercando la civiltà extraterrestre, cercando il calore residuo della sfera di Dyson. La sfera di Dyson, in qualche modo, può contenere intere stelle, anche tutte le stelle della galassia, al fine di ottenere tutte le stelle del dispositivo energetico. Tuttavia, finora gli astronomi non hanno trovato assolutamente nulla. Allo stesso tempo, se gli alieni vogliono evitare il rivelamento e avvicinarsi il più possibile a noi, allora hanno una possibilità, puoi usare una delle tattiche più antiche, volare da noi sotto la copertura del sole. Su una parte significativa della superficie terrestre, la palla al plasma, il sole, sta accecando tutto. Da questo lato gli asteroidi a volte si insinuano per noi inosservati. Una flotta di invasione aliena può anche entrare dal lato del sole. In questo caso saremo in grado di notare strani prima di un momento critico? La risposta è sì. Le nostre moderne tecnologie non sono così originali e avanzate per controllare l'intero spazio del nostro sistema, ma c'è ancora la possibilità che prima che arrivino gli alieni li troveremo. Gli osservatori automatici e le attrezzature spaziali per l'allerta precoce ci aiuteranno in questo. Naturalmente tutto ciò è solo una proiezione di quello che potrebbe accadere secondo alcune teorie. Io aggiungerei: e dopo che siamo riusciti ad intercettare un'invasione aliena, come pensiamo di combattere contro di loro? Ma poi, perché questi alieni devono sempre essere invasori nella nostra immaginazione collettiva? La verità forse è perché l'uomo è bellicoso per natura, pensando sempre che la soluzione dei mali è solo la guerra. A parer mio, immaginerei l'invasione aliena più un film come quello di Spielberg, Incontri ravvicinati del terzo tipo, che è Independence Day. Grazie per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.